l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che potrebbe anche non essere nuovo con la rielezione di Mattarella. Cosa ne pensate voi? C'è un nuovo candidato nella vostra mente o dovrebbe riconfermarsi Mattarella? No, io spero in una donna, sinceramente spero in una donna, però non ho idea. Ma neanche io, non mi sto facendo nessuna idea. E per quanto riguarda i nomi che stanno circolando, come ad esempio Berlusconi, la Bindi, cosa ne pensate? Berlusconi proprio non se ne parla. Un pregiudicato. Il governo a rappresentarci nel mondo proprio non lo vogliamo. Anch'io sono d'accordo. Cioè, rappresenta purtroppo brutte cose dell'Italia che non mi piace che vadano in giro nel mondo, non faremmo una gran bella figura, insomma. Ma sicuramente Mattarella è molto amato, quindi tutti stanno chiedendo a lui di ricandidarsi, però mi sembra che il messaggio sia chiaro, lui non ha intenzione di ritornare, quindi penso che si dovrebbe trovare un nome nuovo, un nome un po' all'altezza, che sappia sostenere i cambiamenti che sono avvenuti con il nuovo governo, con il lavoro che ha fatto Draghi, ecco, che insomma magari qualcuno di giovane. No, sinceramente mi sarebbe bene Draghi. No, io penso invece che Draghi stia bene dove sta. Sicuramente, cioè sta bene, dovrebbe essere ancora per fino alla fine della legislatura. E poi... Poi ancora. Ma non lo faranno stare perché la politica è quello che è. La politica l'ho un attimino un po', diciamo così... Lasciata lì un attimino perché ci sono altre cose da pensare e adesso non posso dare un giudizio. Sono una persona libera che è giusto che ognuno insomma, può candidarsi e offrire diciamo, al popolo cose positive, cose buone, cose che tutti noi possiamo insomma, stare bene. Quelli che propongono Berlusconi non potrebbe essere male, però bisogna vedere gli addetti ai lavori cosa decidono tra loro e chi potrebbe essere più preferito. Lei invece non ha nessun nome in mente? No, non sono all'altezza diciamo di avere qualche particolare di qualcuno, niente. Pensa che vanno bene i nomi nuovi o effettivamente i nomi che si sono proposti, come ad esempio... Non ho neanche seguito, sinceramente. In realtà un nome in mente non ce l'ho, anche se secondo me in questo momento sarebbe buono almeno rieleggere questo, anche se non posso dire che è proprio quello che io vorrei, però almeno per fargli finire il mandato. Dire un nome in questo momento significa anche esporsi a tante situazioni. E diciamo che spero almeno che ci sia qualcuno che faccia veramente l'interesse del popolo. Sono d'accordo, qualcuno che faccia veramente gli interessi del popolo italiano, finalmente. Sì, Berlusconi sicuramente no, assolutamente no, per piacere.